2008 e questo è avvenuto. Le ragazze, lo ricordiamo, sono andate ad Imperia a qualificarsi per le Olimpiadi. Si trattava di febbraio della nazionale femminile. L'abbiamo detto prima che tra questa squadra e quella che ha giocato prima, la Gemonat Orizzonte Catania, c'è sicuramente a mettere la palla dentro, ma sarebbe stata veramente un'ottima azione se fosse stata finalizzata nel migliore dei modi, così grande come adesso gol. È avvenuto per... tra una squadra greca e la Roma, non morire mai, è stata soltanto alla fine un gol che ha fatto la differenza. Ancora l'azione, e questo sì, che va a spostarsi sulla verticale, va a sorprendere, la vediamo in ritardo, un giocatore della Fiorentina, e quindi riesce la Grecia, Frassinetti che finisce nel pozzetto, ancora uomo in più, la Fiorentina sta soffrendo un pochino in queste prime fasi l'attacco della squadra del Vugliarmeni. E ancora un gol, marcatrici diverse per un risultato che parla di Fiorentina in questo momento parecchio in confusione. Assolutamente, in questo il centrale, ma comunque rimane il fatto che c'è molta attenzione da parte della squadra greca, ancora in vantaggio sul centrale. È riuscita a liberarsi Bavorini e con una mossa molto veloce, rapida, è andata lì a segnare fino al termine. Stiber per Dravuz, Dravuz che viene però contrastata dalla Cutelli a segnare il secondo gol della Fiorentina. Dunque 4-2, 20 secondi dal termine, importante era segnare un gol e non andare all'intervallo con Casanova. Casanova che non è più sola lì davanti, proprio come avveniva prima e come aveva fatto notare il coach, ed ecco che arriva la giocatrice a poter girare il pallone per confondere la difesa avversaria. In questa prima azione del secondo tempo è andato tutto bene, il risultato è sotto 3-4. 15-4, questo è l'affondo in questo caso da parte del Vugliarmeni. Vugliarmeni che cercherà ovviamente di braccia, la Melidoni fa il classico tiro sul termine del possesso palla, perché era un secondo, ma c'è una deviazione da parte, deviazioni che non danno possibilità di controllare il pallone, quindi i seguenti autogol. Ma qui e c'è un euro che da tirando da fuori fanno male ad Elena Gigli, ma in questo momento indubbiamente trovano anche degli angoli incredibili, perché sono due gol fotocopia. Guardiamo lì, ecco lì la possibilità di rigestire un pallone in attacco, è tornato il vantaggio di tre gol. Adesso la difesa a zona proprio della squadra, ma che vuole davanti alla porta difesa da Elena Gigli. 7-3 nell'arco di un minuto o poco, pochissimo. È senz'altro dentro i 5 metri, ma ha fatto sta sulla parata del portiere greco. La palla torna davanti alla Lavorini. Tanto vediamo il rigore proprio davanti a Daniela Lavorini, che ovviamente ha tentato di andare a recuperare la trattenuta, e ovviamente quindi il tiro di rigore. Qui vediamo appunto il replay che e poi si incarica lei stessa di andare al tiro, tutto è pronto, l'arbitro dice via e al rimbalzo il pallone davanti, proprio davanti a Antula Milonaki. La rivediamo solo dalla parte opposta, questo è bene perché avevano inquadrato un corridoio vuoto in cui tirare, ma questa volta la palla non è entrata. Fiorentina che va a gestire il pallone con Daniela Lavorini per Mercy Stiber in apertura, in due davanti, poi la greca, le due compagne che erano al centro, la vediamo, inquadra, tira e va a segno, meno uno Fiorentina, 7. Che fanno girare ora il passaggio sulla Daniela Lavorini. Sì, ma poi se la squadra ha deciso di difendere a zona non può cadere così facilmente un pallone dentro allo, e quindi l'espulsione, se non il rigore, il difensore, e questa è una altra subita numerica in favore della squadra greca. Sta per finire la superiorità, ma prendiamo per fortuna l'allenatore Gianni De Magistris, se non lo vogliamo sentire perché sta urlando come un matto ha con ragione le sue ragazze.
briglia dell'attenzione, della concentrazione, e lasciano veramente degli spazi che con questa squadra di fronte non ci si può permettere di lasciare. Assolutamente, ci danza la Casanova, perché la costruzione dell'azione era buona, come è buona dall'altra parte Elisa Casanova, che carica tutta la sua... Ha sbagliato, ha fatto tutto da sola, perché altrimenti questo era l'ennesimo gol delle greche. Ora ci prova e ci... Lei che aveva segnato un rigore nel secondo tempo, immediatamente dopo quello della Dravuz, due rigori messi a segno per il... A favore in superiorità numerica, e quindi espulsione importantissima. Soprattutto importantissimo se va a segno. Lei, la veterana del gruppo, 34 anni per questa ragazza eterna che tanto ci ha fatto, la dovranno veramente rimandare per la fine della partita tutte e due le squadre. E intanto il gol, Meni, 10-9, 30 secondi dal termine, ma questo non cambia il fatto che sarà un quarto tempo veramente di fuoco tra le due squadre. A segnare prima, ora entra la Frassinetti a dar manforte, poi invece si sposta nuovamente per donare per quella palla scivolata di mano quando si cercava di andare al pareggio. L'ha segnato lei. Da parte della Fiorentina, adesso la Dravux tende a venire a proteggere il centrale, sono molto ferme le ragazze della Grecia, ma qui è trovare questo angolo opposto, sono presenti, dimostrano che forse questo nel momento che hanno visto il rientro di andare a raddoppiare, però ha lasciato lo spazio quanto è bastato proprio al numero 9 della Grecia nel avanzare, prendere porta, e poi abbiamo visto il tiro. Abbiamo fatto tutto bene dall'inizio del quarto tempo fin qui la difesa, e c'è, è andata anche lei a rimettere subito le cose in pari, bene così, ma insomma se si mettesse un gollettino davanti noi sarebbe meglio, visto che manca linea a Roma, c'è un altro break pubblicitario, intanto i colleghi si staranno organizzando per questo extra time, ma noi ovviamente seguiremo questa partita.